Yeah! Ciao a tutti e benvenuti. Pimax mi ha mandato il loro nuovo visore. Ebbene sì, e sono qui a darvi le mie prime impressioni. Vi farò vedere perché al momento è il miglior VR headset per la simulazione e perché vale la pena fare l'upgrade. Qualsiasi sia il visore che usate. Tranne il Crystal, ovviamente. Quindi, bando alle ciance, ecco a voi il Pimax Crystal Lite. Sì, sono rimasto stupito da quanto sia più leggero rispetto al Crystal. Rimuovendo alcune parti e ottimizzando il design, Pimax è riuscita a ridurre notevolmente il peso, rendendo l'esperienza di utilizzo molto più confortevole, soprattutto durante le sessioni di volo prolungate. La riduzione del peso non ha compromesso la qualità costruttiva, il visore sembra ancora solido e ben fatto. Recentemente ho parlato con un possessore di River G2, il quale mi ha detto: voglio fare l'upgrade del visore, ma non so quale prendere. Uno costa troppo, l'altro ho paura che non sia adatto alla simulazione. Gli ho detto: fermati subito. La risposta è Crystal Lite. Comparato con il River G2, il Crystal Lite fa sembrare il G2 un pezzo d'antiquariato. Non c'è paragone. La risoluzione, il fatto che sia PC VR e il prezzo rendono il Crystal Lite la soluzione migliore per la simulazione, restando entro budget decisamente ragionevoli. Bisogna tenere conto che offre la stessa qualità visiva del Crystal alla metà del prezzo, non capita tutti i giorni. Come ho detto, il Crystal Lite è solo PC VR, si collega al PC tramite USB più DisplayPort e si alimenta tramite un piccolo alimentatore attaccato alla corrente. Niente batterie, e questo devo ammettere che è un vantaggio addirittura rispetto al Crystal. La regolazione della distanza interpupillare è manuale, tramite una rotella, e non dispone del sistema di eye tracking. Su questo punto ero molto curioso perché, abituato al Crystal, la mia paura era che potesse avere un netto degrado sia in termini di prestazioni che di qualità visiva. Mi sono dovuto ricredere. In realtà, con l'introduzione del Fixed Foveated Rendering 2.0, la qualità è praticamente invariata rispetto al Dynamic Foveated Rendering. Le prestazioni sono lievemente inferiori, ma a mio parere più che accettabili. Bene, dopo una veloce carrellata sulle funzionalità, passo al solito Dogfight Stress Test, che a mio parere è il test più completo che si possa fare su un visore perché mette sotto pressione diversi aspetti dell'headset, tra cui struttura, head tracking, ed è ormai diventato quasi un rituale. Quindi, si dia inizio alle danze. Boom! Per questo test ho impostato un dogfight su F-16 contro 4 su 27 ace armati di missili termici. Quindi ce le suoneremo di santa ragione. Per prima cosa lancio due AMRAAM in modalità Maddock, che così vicini sono difficili da evadere. Come vedete, questo test è molto utile perché per sopravvivere dovete muovere la testa continuamente per tenere d'occhio gli avversari. Vedere il lancio del missile nemico è l'unica cosa che può salvarvi, dandovi il tempo di evadere il missile. Ok, questo si è schiantato, può succedere anche ai migliori piloti, quindi procedo sull'altro.
Devo dire che è veramente ottimo. Se state cercando un motivo per fare un upgrade del vostro visore, G2 o Quest 3 che sia, e state cercando l'opzione migliore per la simulazione, stando dentro a un budget umano, beh, ragazzi, il Crystal Light non ha rivali. Ripeto, stessa qualità visiva del Crystal a metà del prezzo. E questa qualità è visibile solo sul Crystal, al momento. Come potete vedere, le prestazioni sono ottime. Io ho impostato il refresh rate a 90 Hz e, come potete vedere in alto a destra, il frame rate è ottimo, utilizzando le stesse impostazioni che utilizzo con il Crystal. Anche l'head tracking è visibilmente performante, non ho riscontrato nessun problema. Il comfort è notevole, il nuovo design e soprattutto la riduzione impressionante del peso hanno risolto quello che per alcuni era il problema più fastidioso del Crystal. Ok, mi appresto ad atterrare, gears down e speed brake aperti.
cerco di mantenere l'angolo di attacco sul verde. Utilizzando la manetta e l'inclinazione dell'aereo, come ho detto, lo consiglio a tutti coloro che vogliono provare l'emozione della next gen, dell'immagine cristallina a un prezzo decisamente abbordabile. Spero che il video vi torni utile. Rimanete sintonizzati perché farò altre prove con il Crystal Light, quindi iscrivetevi, schiacciate il pulsante del like e attivate la campanella, così rimanete aggiornati. Grazie per aver guardato il video. Ciao e alla prossima. No!